Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, oggi sono struccata perché voglio parlarvi di un aspetto molto importante del trucco che purtroppo molti sottovalutano. Sto parlando della base. Voglio farvi vedere come realizzare passo passo la base viso, però diciamo non concentrandomi su come la faccio io, ma piuttosto spiegandovi perché dovreste fare ogni singolo passaggio e a che cosa serve in dettaglio, così magari un semplice applichiamo la cipria diventa applichiamo la cipria perché serve a questo. Se non lo fate, succederà quest'altro. Questo sarà un po', diciamo, il mood di questo video. Molti sottovalutano la realizzazione della base fatta in un certo modo, ma più che altro magari prendono un po' di fondotinta con le mani, lo spiaccicano così sul viso e si mettono un po' di terra su tutto il viso e voilà, la base è fatta. Non capendo che invece facendola in un altro modo, tutto il trucco potrebbe apparire molto meglio e molto diversamente. Molto spesso, quando ho poco tempo per truccarmi, piuttosto che fare un trucco elaborato sugli occhi e tralasciare la base, preferisco dedicarmi alla realizzazione della base piuttosto che al resto, proprio perché una base fatta bene già fa apparire il viso più fresco, più tridimensionale e vi posso garantire che è tutta un'altra cosa. Ora, per realizzare una base fatta davvero bene, ovviamente occorre un po' di tempo, cioè parliamo di magari 10 minuti, non credo di più, io penso che in 10 minuti riesco a farla. Ovviamente questo video sarà molto più lungo perché vi spiegherò ogni singolo passaggio. Quindi, se non volete fare questa cosa tutte le mattine, potete comunque utilizzare questo video per le occasioni speciali. Magari vi serve un trucco che in quel giorno duri di più, quindi vi svegliate 10 minuti prima e realizzate la base in questo modo. Oppure, non so, dovete andare a una cena con degli amici che non vedete da tanto tempo, dovete andare a una festa e quindi vi concentrate di più alla realizzazione della base. Penso di aver chiacchierato già abbastanza, quindi zoomiamo più vicino e iniziamo con la realizzazione del make-up. Prima di partire con l'applicazione del make-up dovreste già aver applicato la vostra crema, siero, tonico, insomma tutto quello che mettete. In questo video non parlerò di skincare altrimenti diventerebbe troppo lungo, comunque calcolate che ho già applicato la mia crema su tutto il viso. Iniziamo applicando un correttore. Se non avete le occhiaie scure potete skippare questo step, altrimenti è necessario farlo. Se avete le occhiaie scure dovete, come vi dico sempre, prima correggerle e poi illuminarle. Quindi vado ad utilizzare un correttore che è in crema in questo modo molto coprente, lo vado a picchiettare con il dito sulla parte scura dell'occhiaia. Lo faccio prima del fondotinta perché trovo che in questo modo il correttore, appunto per correggere l'occhiaia, si vada a nascondere meglio piuttosto che se lo metto sopra il fondotinta. Questo step mi piace farlo con il dito e non con un pennello, con una spugnetta, perché trovo che il dito dia più coprenza al mio correttore. Lo vado a picchiettare appunto nella zona scura dell'occhiaia, vedete, e non mi fermo qui nell'angolino interno, ma salgo verso su perché se ci fate caso, la parte scura dell'occhiaia, nel 99% dei casi, non finisce qui, ma continua qui nell'angolo interno e in molti casi sale anche sulla palpebra, quindi porto il correttore anche in questa zona e continuo a tamponarlo per stenderlo nel modo migliore possibile. Mi raccomando, non tirate, altrimenti andate a spostare il correttore, cosa che non vogliamo, se lo abbiamo messo lì in quel punto c'è un motivo. Possiamo tirarlo sulla parte proprio più esterna del correttore in modo da sfumarlo nel miglior modo possibile. Se avete delle zone del viso con una pigmentazione diversa o magari avete delle macchie, questo potrebbe essere lo step giusto per correggerle. Quindi andate con un correttore molto coprente del colore giusto. Già ho fatto un video per quanto riguarda che colore scegliere per correggere delle discromie, quindi ve lo lascio da qualche parte che compare qui oppure sotto nell'info box. Non voglio parlarne troppo in dettaglio in questo video. Ora passiamo all'applicazione vera e propria del fondotinta. Dovete scegliere, so che sembra banale, ma non tutti ci fanno caso a questa cosa. Dovete scegliere il fondotinta giusto per la vostra tipologia di pelle. Mi spiego meglio. Non posso applicare un fondotinta super mega asciutto su una pelle secca e disidratata, altrimenti la pelle sembrerà ancora più secca e ancora più disidratata. Ad ogni tipologia di pelle corrisponde un fondotinta giusto. Dovete optare per la coprenza che volete, quindi se volete una coprenza alta perché magari avete tante imperfezioni, sceglierete un fondotinta adatto alla vostra tipologia di pelle con una certa coprenza. Io come sempre utilizzo il mio amatissimo Bourjois Healthy Mix Foundation,
che è tipo il mio amore per la vita. Vi ripeto, non dovete utilizzare questo fondotinta, non è un video su come io realizzo la mia base, ma un video su come si realizza la base in generale. Ora, il metodo di applicazione può essere, diciamo, ci sono diversi metodi di applicazione. Potete utilizzare o solo un pennello, o solo la spugnetta, o le mani, o potete combinare tutti questi metodi insieme. Diciamo che dipende un po' dal tipo di fondotinta che scelgo, il diverso metodo di applicazione che utilizzo. Se il fondotinta non si asciuga subito sul viso, ma ho tempo di lavorarlo, lo applico con un pennello e poi lo vado a tamponare con la spugnetta. Se invece il fondotinta si asciuga molto velocemente sul viso, opto direttamente per una spugnetta perché riesco a lavorarlo meglio. Io lo metto direttamente sul viso in questo modo, è una cosa che non faccio da tantissimo tempo, ma ho imparato a fare perché trovo ci sia davvero poco spreco di fondotinta in questo modo. Mi vedete mischiare due colori per il semplice fatto che ne ho uno chiaro e uno scuro che mischio a seconda di come sono. Utilizzo questo pennello qui che è il 104 Buffer di Zoeva, che secondo me è fantastico per l'applicazione del fondotinta. Sia con il pennello sia con la spugnetta, più tamponate, più date coprenza al prodotto, più lo tirate e ovviamente più il prodotto diventa meno coprente. Con questo pennello io faccio dei movimenti circolari, vedete, lo tiro in questo modo per stenderlo al meglio. Se il fondotinta che applicate è di un diverso colore di quello del vostro corpo, ad esempio perché esfoliate tanto il viso e magari la abbronzatura va via prima in questa zona, potete tranquillamente applicare un fondotinta appunto più scuro, però ricordatevi di sfumarlo sempre verso il collo e verso le orecchie, cioè non tralasciate nessuna zona. Se durante l'applicazione del fondotinta notate che ci sono delle strisciate che lascia il pennello, non vi preoccupate, risolveremo tutto con il prossimo step. Anche se il pennello non lascia strisciate come in questo caso, io vi consiglio comunque di prendere una spugnetta bagnata, mi raccomando, e andare a tamponare la spugnetta sul viso. In questo modo che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare diverse cose, cioè assorbiamo il fondotinta in eccesso, in questo modo daremo al viso un effetto meno mascherone, lo andiamo a stendere alla perfezione e andiamo praticamente a togliere eventuali striscette lasciate dal pennello, ma la cosa più importante è che fondiamo perfettamente il fondotinta con la nostra pelle. In questo modo non sembrerà di avere un fondotinta sulla pelle, ma sembrerà che il viso sia realmente questo, cioè l'effetto diventerà molto più naturale. Ora che abbiamo una base uniforme su cui lavorare, possiamo andare ad illuminare alcune zone e a coprire ancora di più le occhiaie. Vedete, le mie sono molto scure e comunque sbucano fuori. Prendo il correttore, questo che utilizzo io è sempre della linea del fondotinta, e lo vado a mettere non soltanto sull'occhiaia, ma lo metto qui sull'occhiaia, senza prendere altro prodotto, vedete, lo trascino sopra a tutto lo zigomo, realizzo una V in questo modo. Sempre con lo stesso correttore vado a schiarire questa zona qui, sempre quella scura di prima, e poi lo porto sulla mia palpebra. Non vado ad aggiungerne altro sul pennellino, vedete, è soltanto quello che rimane qui sopra. In questo modo vado, oltre che a correggere la mia occhiaia, ancora, non a correggere, a coprire, questo è il termine più esatto, vado praticamente a illuminare tutta la zona sopra lo zigomo e quindi di conseguenza il viso sembrerà più tridimensionale e lo zigomo più sollevato. Ma in generale, anche se non volete sollevare lo zigomo, è bello avere dei punti di luce più chiari rispetto al resto del viso. Ovviamente non deve essere una cosa eccessiva, cioè il colore del correttore deve poi essere solo un pelino più chiaro di quello del fondotinta. Stesso correttore lo metto anche sul mento, perché voglio schiarire questa zona. Lo metto anche al centro della fronte, non perché voglia coprire qualcosa, ma sempre per i famosi punti luce. E poi lo metto qui al lato del naso, sia per schiarire questa zona, sia perché in noi donne molto spesso questa zona è purtroppo più scura o più rossa. Quindi lo metto anche lì. Prendo nuovamente la spugnetta di prima e vado a tamponare, mi raccomando, non a tirare, a tamponare il correttore. In questo modo
non lo sposterò in giro per il viso, ma semplicemente lo farò fondere con il fondotinta che c'è sotto. Un altro piccolo consiglio che voglio darvi è se il correttore è molto asciutto, perché magari scegliete una formulazione appunto che si asciughi velocemente perché avete una pelle particolarmente grassa o comunque mista, applicatene e un pochino e lavoratelo subito, cioè non aspettate così tanto tempo come ho fatto io, ho chiacchierato che l'ho messo sugli altri punti del viso, altrimenti rischiate che il correttore si asciughi e poi sia difficile da sfumare. Ok, ora abbiamo creato una base uniforme e luminosa in alcuni punti, però che ancora non è fissata. Che cosa succede? Se noi non fissiamo tutti i prodotti in crema che abbiamo messo con una cipria, i prodotti in crema si muoveranno durante la giornata, specialmente se non si asciugano completamente, e nell'arco di un paio di ore diventerà un disastro, cioè il fondotinta se ne sarà quasi completamente andato, perché toccandovi il viso o comunque il fondotinta si muove, a parte che ve lo stamperete magari sui vestiti, però appiccicandosi sulle mani, sul cappotto, sulla sciarpa, da qualsiasi parte, il fondotinta poi se ne andrà via. Il correttore diventerà, praticamente si andrà a concentrare tutto qui nelle pieghette sotto l'occhio, vedete, oppure qui sopra la palpebra, diventerà un disastro. Per evitare tutto questo e per rendere la nostra base ancora più naturale, dobbiamo utilizzare una cipria. Io consiglio sempre di utilizzare una cipria in polvere libera, perché dà un effetto più naturale ed è più facile da utilizzare per fissare al meglio la nostra base. Se utilizzate una cipria in polvere compatta, può essere sì più facile da prelevare, però se ne prendete troppa rischiate subito di fare un effetto polveroso troppo carico sul viso, andate invece che ad alleggerire e a rendere più bello il viso, fate l'effetto contrario, quindi lo appesantite, e poi è difficilissimo scegliere il colore giusto per quella compatta, perché risulta molto più colorata, se così si può dire, se ci andate con mano pesante piuttosto che quella in polvere libera. La cipria che io consiglio, cioè a tutti, praticamente l'ho utilizzata su qualsiasi tipo di pelle, su qualsiasi persona di qualsiasi età, ed è fantastica per tutti, è questa qui che si chiama, cioè il marchio si chiama Coty Air Spoon, praticamente Loose Face Powder. Se avete una pelle chiara dal sottotono giallino, prendete Naturally Neutral, è quella che utilizzo io, è fantastica. Se invece avete una pelle leggermente più scura, comunque dal sottotono rosato, vi consiglio la Translucent, è bellissima quella lì, però a me piace questa qui che è leggermente più giallina ed è un pochino più illuminante, altrimenti ci sono tantissimi altri colori. Insomma, cosa importante: fissare benissimo il contorno occhi. Prelevo la cipria con la spugnetta in questo modo, direttamente dal barattolino. Ora, se io andassi a fissare così le pieghette che si sono formate nel frattempo, andrei a fissare le pieghette, il che non mi piace, quindi riprendo nuovamente la spugnetta con la quale ho tamponato prima il correttore. Se vi sbrigate non c'è neanche bisogno che rifate questo passaggio. Vado a tamponare le pieghette fino a rimuoverle completamente in questo modo, prendo la spugnetta con la cipria e vado a tamponare, vedete, la cipria su questa zona, me la porto anche un po' verso il basso e verso l'esterno, non voglio applicarla proprio in una zona delimitata da una striscia, quindi la presso nella zona dell'occhiaio e poi la trasporto un po' in giro sullo zigomo qui al lato del naso. Faccio la stessa cosa sull'altro occhio, ne ho presa un po' troppa, quindi la porto anche sul naso, un po' intorno. Prendo nuovamente un pizzico di cipria, questa volta ancora di meno, vado a stendere le pieghette sulla palpebra superiore e fisso anche questa zona. Se dovete mettere un ombretto in crema, mettetene davvero poca oppure non fissate questa zona. E ancora una volta vado a pressare la cipria in questa zona. Ora, se avete una pelle particolarmente grassa, potete tranquillamente continuare questa procedura con la spugnetta o con un piumino. Il piumino è veramente la scelta più esatta, secondo me. Se invece avete una pelle secca, normale, comunque non vi va di applicare tanta cipria sul resto del viso, potete prendere un pennello. Io utilizzo questo qui, che è il 128 di Makeup Forever, è tipo il mio amore per applicare la cipria, però costa un polmone e mezzo questo pennello, quindi capisco che non tutti possono permetterselo, a me lo hanno regalato, quindi per questo motivo ce l'ho. Come avete visto, ho steso anche le pieghette che si sono formate nel frattempo sulla fronte. Vado a pressare
la cipria per scaricarla dal pennello e poi faccio dei movimenti leggeri per trasportarla sul resto del viso. Stessa cosa sulla guancia. A questo punto tanti direbbero: ok, la base è fatta. No, non è per niente fatta. Per quale motivo? Vedete che adesso il mio viso è completamente piatto, cioè abbiamo creato una base super mega uniforme su cui lavorare. La parte importantissima adesso è andare a prendere una terra e andare a scolpire e a scaldare il viso. Siccome so che con questo procedimento leggermente il viso si scurirà, ne prendo un po' con il pennello e la sfumo sul collo. Parto dalla mandibola e scendo verso il basso, deve essere una cosa davvero impercettibile, ragazzi, non è che dobbiamo metterne un quintale. Passo un po' sul naso con quello che è rimasto sul pennello. Adesso, parte fondamentale, dobbiamo prendere altra terra, scurire l'attaccatura dei capelli in questo modo. Se avete una fronte molto piccolina, vi sconsiglio questo passaggio, altrimenti ve la chiuderà ancora di più. Magari passate leggermente proprio l'attaccatura dei capelli per creare un effetto uniforme su tutto il viso, però non vi allargate come sto facendo io, perché la mia fronte è gigantissima e quindi necessito di questo. Mi raccomando, vedete che sto lasciando sempre il centro della fronte chiaro. I punti che abbiamo schiarito prima, se ci fate caso, li lascerò chiari, perché se li ho schiariti ovviamente non voglio andarli a scurire. Ora, passo qui, sempre l'attaccatura dei capelli, parto dall'esterno e scendo verso lo zigomo. Praticamente vado da sotto l'osso zigomatico verso l'alto. La terra deve essere più intensa qui all'esterno e sempre più chiara verso l'interno. Posso prenderne ancora un po' e portarla leggermente sulla mandibola, deve essere una cosa ancora una volta impercettibile, non voglio ricreare qui l'ombra della barba maschile, quindi mi raccomando, occhio con questo passaggio. E guardate già applicando la terra come è più tridimensionale il nostro viso e ha tutto un altro aspetto molto più salutare. Per chi mette la terra su tutto il viso, mi fate prendere un attacco di cuore. È importantissimo non farlo, perché noi con la terra vedete che cerchiamo di dare anche tridimensionalità, quindi se la mettete su tutto il viso, oltre che a sembrare un Oompa Loompa arancioni su tutto il viso, non date tridimensionalità ma schiacciate il viso. In questo modo, creando dei punti luce più chiari e dei punti di ombra più scura, vedete come è più interessante tutto l'insieme. Ora prendo dalla Shade Light di Kat Von D questa terra qui, che è quella più fredda chiara. Prendo questo pennello, che è un pennello vecchissimo di Zoeva, ragazzi, cioè parliamo dell'era della pietra, e lo schiaccio leggermente con le dita, vado a scavare la parte qui sotto lo zigomo, quindi sotto l'osso zigomatico, ancora una volta deve essere davvero impercettibile. Passo leggermente sotto la mandibola e appena all'attaccatura dei capelli. In questo modo vado a scolpire ancora di più il viso, cioè praticamente passo negli stessi punti dove sono andata prima con la terra aranciata, ma rimango più precisa in modo da creare una vera e propria ombra. Se potete fare il contouring del naso, cioè se volete sfinarlo, allungarlo un po', potete farlo tranquillamente. Il mio naso non ha bisogno di essere allungato ancora di più, quindi lo lasceremo così. Se volete potete prendere anche delle polveri chiare, tipo sempre questa dalla Shade Light di Kat Von D, e ripassare i punti centrali che abbiamo già schiarito sul viso. Io non lo faccio perché sinceramente trovo che appesantisca tutto quanto, quindi non è un passaggio che a me piace fare. Per dare un tocco ancora più salutare e per mettere ancora più in evidenza gli zigomi, prendo un blush, utilizzo questo di LA Girl che è fantastico, mi piace tantissimo questo colore. Con un pennello lo metto sullo zigomo. Che cosa faccio? Vado a fare un finto sorriso, vedete che esce fuori la gota? Guardate, c'è il segno proprio qui della gota. Dovete metterlo sulla gota e sfumarlo verso l'esterno. Mi raccomando, se guardate dritti avanti a voi, tracciate una riga verticale che passa per il centro dell'occhio, diciamo che all'incirca non dovete superare quella riga, cioè il blush non deve arrivare a toccare il naso, dobbiamo sempre lasciare dei punti chiari al centro del viso. Ultimo tocco è ovviamente lui, il nostro illuminante. Aia, mi sono acciaccata il dito per aprirlo. Utilizzo un pennello a ventaglio che mi sta piacendo un sacco questo periodo, non lo so, vado molto a periodi con i pennelli.
lo metto qui sullo zigomo, potete scegliere o di concentrarlo solo nella zona superiore dello zigomo o di sfumarlo leggermente anche verso il basso, mantenetevi sempre sulla parte superiore dello zigomo. L'illuminante a che cosa serve? Serve praticamente ad attirare di più la luce in quella zona e quindi a farla sembrare ancora più sporgente di quella che è. Ora, se fate tipo le americane, potreste mettere l'illuminante in giro un po' per tutto il viso, quindi sul naso, arco di cupido, sul mento, un po' qui sopra. A me personalmente non piace farlo perché mi piace mantenere sempre un effetto abbastanza naturale, cioè non mi piace appesantire troppo il viso con tantissimi prodotti, secondo me non c'è bisogno. Per completare la nostra base spruzzo un po' di fissante che va sia a fissare il trucco, come dice ovviamente la parola, però quello che fa sembrare tutto l'insieme molto più naturale, perché va ad unire le polveri insieme alle creme, quindi l'effetto leggermente polveroso che possiamo avere sul viso viene completamente eliminato da questo prodotto qui. Io utilizzo il Glow Setter di Glam Glow, va bene qualsiasi fissante spray, ancora una volta sceglietelo in base alle vostre esigenze. Se avete bisogno di uno spray mattificante, prendetene uno mattificante, se ne volete uno super luminoso, prendetene uno super luminoso. Come si utilizza? Chiudo gli occhi, sto zitta perché è schifoso, l'ho provato l'altra volta, chiacchiero mentre lo applico, poi fa schifissimo. Si mette, diciamo, a una distanza di 20-30 cm dal viso e si vaporizza un po' per tutto il viso. Mi raccomando, quando fate questo processo non strizzate gli occhi o alzate la fronte, cercate di rimanere più impassibili possibile. Potete farlo anche alla fine del make-up, lo faccio adesso perché vi sto dimostrando come fare. Non fate espressioni in questo momento e cercate di far asciugare il prodotto. Una volta che il prodotto si è asciugato, potete tornare a sorridere. Finisco il mio trucco così vi faccio vedere com'è appunto l'effetto con occhi, sopracciglia e labbra finite. Le sopracciglia le faccio sempre dopo che ho terminato la base, così posso andare con i pennelli in giro per il viso e non le vado a toccare. E questo è il trucco finito insieme alla base che abbiamo realizzato insieme, perfetta per ogni occasione, mi piace tantissimo come è uscito fuori. Il trucco che indosso in questo momento, calcolate che l'ho realizzato con la palette di Anastasia Beverly Hills Norvina, che sto praticamente amando alla follia. Se avessi realizzato un trucco del genere con una base non appropriata come questa, sicuramente il trucco non avrebbe reso così tanto, o comunque sarebbe sembrato non in tono con il resto del viso. Quindi spero tanto che questo video possa esservi utile, se vi è piaciuto ricordatevi di spolliciare all'insù o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!